tutto pronto per la seconda giornata del girone A di Serie C2 di Futsal. Ulivi Village sfida il Castromenio. Ulivi, sul lato destro del nostro schermo, in completo nero, richiami bianchi e oro. Risponde il Castromenio con la divisa rosa fluo e richiami grigi. Primo tocco sul pallone è in favore degli Ulivi Village. Arriva in questo istante il fischio del direttore di gara, quindi si parte dalla destra verso la sinistra rispetto ai nostri schermi con il giro palla dei padroni di casa. Tale per poco non favorisce la ripartenza di Palozzi, molto pericoloso in fase di pressione anche solitaria il numero 9 Nicolai, ancora da Muccini, ora servito Panci che sbaglia l'appoggio, poi se la va a riprendere. Intanto Cuce può andare con il destro, respinta di Bonacci, ci mette le mani a terra. Intanto cambio, è entrato il numero 10 degli Unofri per gli Ulivi. Intanto tocca al centro con Costantini, stop orientato, scarico proprio degli Unofri, secondo palo, super intervento di Bonacci che leva il pallone a Cuce che poteva andare con il pallone in porta. Grande occasione qui creata dagli Ulivi, buona risposta del portiere avversario. Fatto cambio anche per il Castromenio, Muccini cerca proprio il numero 8 Oliviero, primi scatti per lui, intanto bello il servizio qui, Strinella, super aggancio di Costantini che poi fa una Veronica ancora a vuoto l'avversario, bello il destro, super respinta ancora di Bonacci, sa in anticipo lo scatto in avanti del portiere del Castromenio su un'invenzione ancora di Costantini che sta creando dei grattacapi alla retroguardia rosa. Tanto bella ancora la verticale, sempre Costantini, poi degli Onofri, rollata, palla che rimane lì e il gol è buono, vantaggio Ulivi in apertura di match. Dopo 10 minuti si sblocca la partita, 1-0 dopo il palo degli Onofri più rapido di Bonacci, 1-0 per gli Ulivi Village. In avanti da Cuce, scarico per Faenza che è arrivato troppo oltre però la traiettoria del pallone, occasione subito per l'1-2 per gli Ulivi. Tanto ancora degli Onofri, altro 2 contro 1, ancora degli Onofri, si dimentica il pallone, poi va al centro, Faenza ancora troppo in avanti, doppio triangolo che si chiude, doppietta del 10 degli Onofri, raddoppio Ulivi. Giro di due reti, la doppietta del numero 10 degli Onofri, ora può impostare Cuce, si muove Di Michele, lascia il varco lì proprio per Nocerino, palla un po' scomoda per lui. L'anticipo di Oliviero che però ancora regala palla agli Ulivi, ora si distendono bene sulla destra, ancora cross al centro, deviazione e arriva qui anche sfortunato l'autogol del Castromenio, 3-0, allungano gli Ulivi Village sull'imbucata di Nocerino direzione Cuce, il tocco avversario manda fuori giri Bonacci, poi ripartenza rapida degli Ulivi, Zitarelli, Di Michele, rientra il numero 8 sempre da Zitarelli, ora giocata ultimo, pronta a impostare l'azione dal basso, Nocerino si stacca, Cucello vede, non lo serve però in questo istante, va da Di Michele che ha un po' di campo da attaccare, bella ancora la verticale, Zitarelli con il mancino apre troppo il compasso, palla che scappa sul fondo, prende il posto di Bracaglia, intanto tocca male Cuce, Di Falco in porta, Di Matteo la tiene in due tempi, può partire Ceci, rincorsa lunga del numero 5 del Castromenio, va con il mancino Ceci, collo pieno, Di Matteo la lascia lì, poi allunga il piede, la tiene a terra. E così si chiude la prima frazione di gioco, si va a riposo sul 3-0 in favore dei padroni di casa. Di Falco è entrato con buona grinta fin dal primo tempo, prova spesso il dribbling personale per creare superiorità numerica o puntare la porta, riuscito a passare però in poche occasioni rispetto ai dribbling tentati, ancora Di Falco, stoppato da degli Onofri, si continua a giocare, Strinella lunga il passo, ancora Strinella, può andare con il mancino, a tu per tu con Bonacci che si mette sulla strada, sulla traiettoria del tiro, respinge così. Si affrontano a viso aperto i due. Ora Muccini. De Brito, Nicolai. Ancora per il 7. Di Falco anticipato, palla troppo corta degli Onofri, prova a passare il traffico, poi lascia il pallone buono per Cuce che va con il destro. Bonacci con la punta del piede nega il gol del 4-0. Strinella ancora Bonacci. Doppia respinta su una botta incredibile di Strinella. Tre reti siglate nel primo tempo. Strinella, tutto ok con lo scontro con Nicolai, fortuito, non falloso, si riparte ancora con Cuce, serpentina poi assist per Faenza che mette alto in caduta da due passi,
Venitacci, scambio con Panci, buono il dribbling qui secco, mandare fuori i giri Faenza, poi Venitacci, Mancino, potente ma alto qui di Panci. Ragazzi di casa, Cuce, Nocerino spara alla porta, Ceci, Cuce va in porta, destro, a botta sicura. Altro super intervento di Bonacci. Ceci, tocco corto su Panci, stop orientato destro che trova Di Matteo pronto. Appunto la respinta di Michele, comunque si riparte dagli Ulivi, in possesso palla ora con Zitarelli. Cuce, adesso al centro, Zitarelli ancora doppio triangolo, buono, perfetto, chiuso con Nocerino, quindi Di Michele, secondo palo, Bonacci forse disturba Zitarelli nel momento più importante, la testa del 5 di casa si spegne alta, in corsa lunga di Palozzi, chiama il movimento giusto alla barriera qui Di Matteo, può partire 9 il Castromenio, va Palozzi in porta, colpito Zitarelli, che respinge la conclusione, poi fallo netto su Cuce. Braccaglia sul pallone. Petrucci, buono questo stop a seguire, arriva in profondità il 3, poi scarico l'indietro, Costantino anticipato, Bonacci, Braccaglia può sfidare Ceci, senza fallo, Di Falco, ripartenza Castromenio, ancora Di Falco, c'è il fallo, il tiro libero per il Castromenio, di conseguenza anche il giallo a Strinella. Occasione per il gol del 3-1 qui per il Castromenio, il capitano Palozzi. Conta i passi, in corsa lunga ovviamente. Parte Palozzi, sfida Di Matteo, il mancino pizzica la traversa, scappa sul fondo all'1, allo scadere. Non arriva quindi il gol del Castromenio, rimane inviolata la porta di Di Matteo. Traversa quasi in croce di pali per Palozzi, intanto si apre il varco qui per Petrucci che va sul secondo palo, arriva il mancino. Palo esterno anche per gli Ulivi con Costantini. Ultimi 30 secondi di gioco, il match ormai è molto verso il termine. Petrucci, sbaglio questa volta la scelta, Panci, vede la porta, il destro, respinta di Di Matteo, forse ultima azione del match. Calcio d'angolo, Castromenio, sbaglia la scelta, Panci, ripartenza che viene stoppata, arriva il triplice fischio, vincono gli Olivi Village la seconda giornata nel girone A della Serie C2, 3-0 il risultato finale sul Castromenio. Olivi Village fanno 2-2 in campionato e salgono a quota 6.